difficile, il tempo, un grandissimo vento, il Foligno prima di 20 minuti ha fatto una grandissima partita, poi alla fine alla distanza siete usciti voi. Sì, ha detto bene, noi non eravamo partiti benissimo, anche in considerazione comunque avevamo il nostro elemento più importante e buono che è quello che ci dà i tempi di gioco, comunque un ragazzo con un po' più di esperienza a centrocampo, e siamo partiti un po' così, ci siamo fatti sorprendere almeno un paio di volte, di cui uno è venuto il gol, però dopo da quel momento in poi io credo che abbiamo cominciato a giocare con grande personalità nonostante la nostra età, con grande qualità, e credo che alla fine il pareggio sia più che meritato. Sì, il pareggio è meritato, mister, anche se si è vista una bellissima squadra ben organizzata che ha impiegato bene il Foligno nelle zone nevralgiche del campo. Sì, noi per questa partita solitamente giochiamo 4-3-3, io in virtù proprio dell'assenza del nostro regista basso e un po' vedendo come sta giocando ultimamente il Foligno ho optato per un 3-4-3, cercando di rinforzare, di non far giocare uno contro uno i due centravanti e bloccando le fasce. Devo dire che è andata bene, ma soprattutto mi consente di fare un grande applauso ai miei ragazzi, perché veramente hanno fatto una partita dove credo che nessuno oggi poteva scommettere su un risultato positivo della Flaminia. E le devo dire di più, nonostante forse non sarebbe stato giusto, ma a un certo punto ho pensato anche di vincerla, perché comunque loro si sbilanciavano, però come ha detto lei il vento ha un po' comunque condizionato sia noi che loro, assolutamente, per cui ci teniamo stretti questo pareggio e siamo felicissimi. Grazie. Grazie. Presidente, un Foligno bellissimo i primi 20 minuti, poi escono i fantasmi del passato, il Foligno non sa chiudere le partite e poi alla distanza è uscito il Montemurro. Beh, a parte il non presidente, a parte giocavamo al Flaminio e non al Montemurro, il resto più o meno l'analisi è condivisibile. Passa una battuta per sdrammatizzare un attimo questo finale, che sono amaro perché credo che oggi abbiamo pesantemente condizionato in maniera negativa il nostro campionato con una prestazione opaca. Va reso merito all'avversario, lo sapevamo, perché è una squadra molto ben organizzata, una squadra che peraltro gioca a calcio, non è nemmeno che si chiude diciamo con un sistema vecchia maniera. Purtroppo abbiamo giocato, a mio avviso, lunghi, lenti, impacciati e molto prevedibili, quindi questo ha fatto sì che abbiamo messo in condizione il Flaminia di difendersi e ripartire molto bene. E sì, c'è stata l'occasione del rigore che abbiamo sbagliato, però sarebbe come tirare addosso la colpa della giornata a Porricelli e mi sembrerebbe onestamente troppo. Credo che abbiamo sbagliato tutti e non lo so se abbiamo preso sotto gamba questa prestazione, questa partita, magari guardando la classifica, ma magari venendo da un filotto di vittorie, però fatto sta che il pareggio è più che giusto e se è andata male la colpa è soprattutto nostra. Ecco, in corso della gara si è visto sicuramente un Foligno un po' spento di idee e anche fisicamente. Ma io non credo che una squadra fa una domenica una grande prestazione a livello atletico, la domenica dopo crolla. Quindi evidentemente ci devono essere cose diverse. Il mister tra il primo e il secondo tempo era insoddisfatto perché non abbiamo fatto per nulla quello che abbiamo provato in settimana. Io credo sia stata una questione soprattutto di testa e forse di disposizione in campo, perché loro ci hanno preso bene le contromisure, solo che muovevamo la palla in maniera prevedibile e lenta, e questo ha fatto sì che dopo i primi 20 minuti, dove potevamo aver chiuso anche la partita, però dopo abbiamo fatto una grande fatica, abbiamo sofferto. Grazie. Allora Sciamanna, un bellissimo risultato qui alla seconda della classifica, che è il Foligno, una bellissima partita, siete usciti dalla distanza e poi tu hai fatto anche un bellissimo gol. Ma eravamo venuti su sapendo che la partita era proibitiva o quasi, insomma, perché Foligno è rientrato l'ultima settimana in lotta per il primo posto essendo a 6 punti alla Pistoiese. Come avete visto, i primi 10 minuti in quarto d'ora eravamo un po' in bambola, come si dice. Abbiamo preso il gol e abbiamo rischiato di prendere il raddoppio. Poi ci siamo assestati meglio, siamo un po' indietreggiati e abbiamo cominciato a fare la nostra partita, e credo che durante il primo tempo abbiamo tenuto testa bene al Foligno anche sotto il piano del gioco. Poi sì, è venuto il gol mio, un bel gol, anche se diciamo causato da un errore difensore, però me lo prendo, insomma. E poi anche il gol prima penso che era regolare, il gol che mi ha annullato, però
Va bene così. Per quanto riguarda... Scusi. Guardate, il pareggio sostanzialmente è giusto, giustamente il calcio ha fatto dei episodi, anche il Frosinone ha sbagliato il calcio di rigore, c'è tutto questo qui, diciamo, nel contesto. Ma complessivamente la partita, che praticamente avete fatto una bellissima partita, siete usciti dalla distanza. Questo che ha fatto colpo qui a Foligno. Sì, come dice lei, io quando ho cominciato il secondo tempo pensavo addirittura di poter, visto come stava anche il Foligno, un po' così pensavo di fare il risultato, poi dopo un po' è ricambiata l'inerzia della partita, c'è stato anche un rigore per loro e fortunatamente è stato sbagliato e ci prendiamo questo punto contentissimi, ci dà ancora più morale per lo sprint finale. Grazie. Allora, messo dopo 4 vittorie consecutive, arrivato il primo pareggio, un bel Foligno nei primi 20 minuti, poi si è spento piano piano, mano a mano che andava la partita. Hai fatto una lettura giusta, credo che oggi abbiamo giocato bene i primi 20 minuti dove abbiamo trovato il gol, abbiamo preparato la partita in un modo e la stavamo facendo bene, ci abbiamo avuto due occasioni per raddoppiare, poi non riesco a trovare la spiegazione, adesso ne parlavo con i ragazzi, però ci siamo un pochino smarriti, ci siamo abbassati, non siamo stati aggressivi come nei primi 20 minuti, abbiamo dato un pochino di fiducia al Flaminia, ha trovato questo gol su un rinvio purtroppo in Faust di Ciampa, che può succedere, un ragazzo, e poi anche nel secondo tempo, anche se eravamo a favore di vento, abbiamo trovato una squadra che si è difesa molto bene, ha giocato molto l'ostruzionismo anche con perdita di tempo. Ci abbiamo avuto la situazione su calci di rigore per poter chiudere la partita, non ci siamo riusciti, quindi dispiace perché oggi era una partita importante che poteva dare seguito alla nostra rincorsa verso la Pistoiese e quindi in questo momento c'è molta amarezza. Però mancano ancora 8 partite, i rigori li può sbagliare la Pistoiese, come dicevamo prima dentro spogliatoio, dobbiamo continuare a crederci di poter fare un risultato importante, già domenica Fiesole, poi a Trestina, cercando di ottenere il massimo, poi i conti li faremo sempre, come dico sempre, alla fine. C'è da lavorare molto sulla testa dei ragazzi, anche perché qua dopo il vantaggio non riescono a chiudere più la partita, escono certi fantasmi del passato, mister. Ma no, adesso fantasmi non li vorrei chiamare così. Abbiamo contato anche un avversario che nelle 8 partite fin qui disputate aveva fatto meglio di tutti dopo di noi, quindi è ovvio, potevamo sapere che incontravamo una squadra che comunque si stava bene. Ripeto, avessimo segnato il gol stavamo a parlare di un'altra partita, sicuramente non è stata una buona partita oggi da parte del Foligno, forse dico, sotto l'aspetto del gioco, la peggiore che abbiamo disputato. Grazie. Allora, Galbiati, un bel Foligno ai primi 20 minuti, avete rischiato di raddoppiare. Dopo, piano piano, nella ripresa, durante quanto passava il tempo, vi siete sciolti, proprio praticamente è uscito il mondo in bollo, non riuscivate più a trovare il bando della matassa. Ma direi che hai detto bene te, se facevamo il 2-0 sarebbe stata una partita diversa. Non era facile giocare contro il Flaminia, che sapevamo che era una buona squadra, ci ha fatto da torcere anche all'andata. Però sicuramente poteva fare meglio il secondo tempo, soprattutto l'ultimo periodo del secondo tempo. Abbiamo avuto l'occasione del rigore, ma abbiamo sbagliato, ma vabbè, succede. Tante volte Gianluca ci ha fatto vincere le partite, quindi mai di poco per quello. Più che altro potevamo far meglio, soprattutto nella fase di possesso palla, anche se loro si sono difesi molto bene, sono ripartiti molto bene, sono stati bravi. Vabbè, ma niente, ripartiamo come abbiamo sempre fatto, sicuramente c'è una partita in meno, i punti sono ritornati ad essere 8, ma noi finché la matematica non ci condanna lotteremo fino alla fine. Il calcio è fatto di episodi, giustamente se riuscire a liberare il dentro il rigore, qui si sta parlando tutta la partita, ecco, voglio dire. Facciamo dire la verità. Analizziamo bene la partita, però voi non riuscite, quando andate in vantaggio, non riuscite neanche, cioè non riuscite a chiudere proprio la partita, energicamente a chiuderla proprio. Può darsi, abbiamo avuto altre due occasioni subito dopo l'1-0 e non abbiamo buttate dentro. Oggi rispetto a altre volte, altre partite, abbiamo creato anche un pochino meno il secondo tempo perché, ripeto, loro sono stati bravi a fare il gol sull'unico tiro in porta, credo, del primo tempo. E poi sono difesi tutti dietro. Abbiamo avuto l'occasione del rigore e basta. Sicuramente potevamo fare meglio come gioco per poter creare o a mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di poter fare gol. Grazie. Allora Franco, ci devi dire una grandissima cosa, un grandissimo evento, questo qui praticamente che te hai organizzato, delle vecchie glorie. Sì, il 5 aprile, che è sabato, alle ore 13 presso il ristorante Fichetto, abbiamo organizzato
questo incontro dei giocatori del 79-80, 80-81 e 81-82 fino a maggio, perché alcuni di loro avevano espresso il desiderio di incontrarsi e per rivedersi e per riabbracciarsi e per ricordare le gesta e le emozioni di quei campionati. È stato difficile rintracciare un po' tutti, ma con la buona volontà, con l'aiuto di altri, siamo riusciti a ottenere, a cercare i numeri telefonici e a invitare 33 giocatori che dovremo confermare il 31 quando li chiameremo di nuovo per dargli ormai la definitiva giornata del pranzo e dell'incontro. Noi ci saremo con le nostre telecamere, sarà un grandissimo evento, ci vediamo il 5 aprile.